Un esempio che voglio porre con queste girandole che in questo momento girano spinte dal vento è quello semplice di dire: il vento non lo vedo all'interno della casa, non lo sento, ma se non vedessi girare le girandole come adesso stanno facendo, non mi accorgerei che ci sia il vento. Così, quante cose invisibili che noi non vediamo ci sono intorno e non ce ne accorgiamo. Solo usando la testa, l'analisi, la logica, possiamo accorgerci che una realtà superiore ci parla, ci è vicino, ci aiuta e ci castiga quando sbagliamo. L'invisibile c'è, anche se non è visibile.